Ma bentornati in questo nuovo video di spacchettamento di carte Pokémon. Io sono Dlarzi, il vostro Pokémon Master ufficiale Extreme, Nuzlocke, e oggi in collaborazione con il Federic Store andremo ad aprire il box da 36 bustine della nuova espansione di Pokémon TCG. Sto parlando di evoluzioni etere, 36 bustine di puro godimento. Ovviamente il Federic Store non mi ha mandato solo una bustina da 36, ma ben due, quindi se volete vedere anche la seconda al più presto, esatto, lo sapete già, dovete lasciare like a questo video, sì. Adesso tipo. E inoltre vi ricordo che se volete acquistare anche voi il nuovo box oppure qualsiasi altro prodotto di carte Pokémon, trovate il link del Federic Store qui sotto in descrizione e fino al 30 settembre potrete utilizzare una sola volta ciascuno al mese il codice sconto DLARZ per avere il 5% di sconto. Inoltre sul Federic Store sono anche attivi i pre-order per la nuova espansione del 25esimo anniversario Pokémon, ovvero Gran Festa. Il link del Federic Store è sempre qui sotto in descrizione, vi raccomando. Ed ecco. Eccoci qui con il nostro box già aperto e sistemato, prendiamo subito una bella fila da 18 e iniziamo, che tra l'altro questa espansione ancora non ero riuscito ad aprirla in questi giorni, mentre tutti gli altri sì, quindi non vedevo l'ora, mancavo letteralmente solo io. E questa è la prima bustina, signore e signori, vediamo subito l'approccio a questa espansione, perché voi lo sapete, ogni volta con le espansioni diverse si può cominciare alla grande o si può cominciare malissimo, in alcune trovo il mondo, in altre un po' meno. Vediamo come ci approcciamo a questa. Cominciamo subito con la prima bustina, abbiamo Pumpkaboo subito con effetto praticamente stop motion, uno dei miei preferiti. Deino, Cinchu, in mezzo ai ghiacciai. Litleo, bellissimo. Molto minimal, ma ci sta. Bello lo sfondo più che altro. Swablu, Energia Psico, Ipno, con un artwork che è sick da morire. Difesa integrale, Ace-Q, Pokémon migliore di sempre a mani basse, Grinta di Liris, Reverse, e Sismitoad, che tra l'altro sta correndo proprio... Ok, va bene. Alcune artwork sono da commentare, altre resti solo basito, ci provi, ma resti basito. Andiamo con il secondo pacchetto, nel primo per adesso nulla, partenza sottissima, ormai ci siamo abituati, già me la vedo la Hyper che mi salta addosso adesso. Già me lo vedo. Fletching, Gossifleur, Carvagna, Pumpkaboo, Deino, Energia Fuoco, Lanturn, che bellino, Galleria Commerciale, Fletchinder, Lanturn ancora, ma stavolta reverse, e Garbodor V. Ma ve l'avevo detto, Ok, non è un hyper, però avete capito il senso del messaggio. Iniziamo subito con Garbodor V, 210 HP, Tanfo di Spazzatura e Fango Bomba. Prima foil andata, ci ho messo due pacchetti al posto di uno, e vabbè, sono comunque una super mega leggenda dei Pokémon io, no? Giusto? Giusto? Continuiamo ad aprire. 2, 3, 4, 5, 6. Zorua, PNG un po' appiccicato sullo sfondo, ma ci piace. Marip, Teddy Ursa, Sibly, oh, questa è un Arthur. Lotad, anche questa. Energia Lotta. Bicchieri di Scambio, Breviary, Fluffy, anche questo pazzesche, Ludicolo, Reverse, e una Hydreigon Holo. Attenzione, perché questa io la farei valere come foil. Poi se qualcuno rosica non è colpa mia, ma io conto già due foil. Va bene, ne conto una, ok? L'importante è che non vi arrabbiate, ne conto una sola. Ma come l'ho aperto sto pacchetto? Mamma mia, che più male non si può. Ho tolto tutta la linguetta per aprirlo. Senza aprirlo. Cioè, ma chi è che vi spacchetta le carte in questo modo? Chi? Nessuno, per fortuna, direi. Codice potete prenderlo tranquillamente. Flabébé, Roggenrola, Bergmite, Nikit, Lillipup, Energia Elettro, Rotolo del Drago Volante Colpo Rapido, Lombre, Vigorot Colpo Singolo, Rotolo del Drago Volante Colpo Rapido Reverse e un Tropius che vola. Questo è bellissimo. Questo è davvero bellissimo. Oh, almeno adesso riesco ad aprire le bustine un po' meglio. Che bello. Certo, riuscissi anche a fare il trick senza tipo far slittare ogni carta, sarebbe meglio. Ma una cosa alla volta, si diventa leggende giorno per giorno. Bagon, Lillipup, Seedat, Pikachu, Tentacool, Energia Erba, Trolley di Salvataggio, Crustle, Ursaring, Dwebble Reverse e un Flapple. Oddio, me l'ero dimenticato Flapple. Un Dragomela, ragazzi, un Dragomela.
E infatti mi piace. Cioè, non c'erano dubbi. Già ho adorato Cramorant e Eschio, figuriamoci. Dato che comunque questa è sempre un'espansione di spada e scudo. Hippopotas, Screggy, Fletching, Gossifler, Carvagna, Energia Buio, Profumina, Boldor, Tentacruel, Boldor. Oh, non mi ero accorto fosse la reversa. Abbiamo trovato un Glaceon V Full Art. Attenzione. Sì, Ruvido check confermato e Ruvida. Mamma mia che bella, con lo sfondo tutto fucsia. Guardate che bell'effetto. No, è bellissimo. Glaceon V, 210 HP, risveglio gelido e neve fitta. Godetevi la sbrilluccicanza di questa carta perché dal vivo è ancora più bella. Però è, cioè, veramente fantastica. Andiamo a metterla qui, siamo già a due foil. Ok che in ogni box c'è un pool di carte più o meno garantito, che può variare di poco o di molto, però insomma... Stiamo già iniziando a trovare un po' di carte interessanti, mancano quelle davvero toste. Di solito ce n'è una o due per box, ma arriverà il momento anche di quelle, non vi preoccupate. Intanto Energia Tesoro che ancora non avevo trovato, Wubat Reverse e Zoroark Holo. Beh, sono troppo forte. Guardate quante foil sto trovando di seguito. Quante. Non a caso, sono la leggenda dei Poketubers. In una lista in cui ci sono solo io lo sarei, ok? Proseguiamo comunque con Wobbuffet, Marip, mi ero perso un attimo a guardare l'artwork, Deino, Oppip Colpo Rapido, Tentacool, Energia Acciaio, Medaglia Neve Foglia, Avalag, Caverna dei Cristalli, una carta alla volta, Dlarz, Teddy Ursa Reverse e Talonflame. Mi sembrava Holo per un po'. Non era Holo, tranquilli, ho smesso di trovarle. Vi giuro che ho smesso di trovarle. Non è vero, ne troveremo molte altre. Però, passiamo al prossimo pacchetto, mentre cerco anche ogni tanto di tenere la scrivania ordinata, che già sto iniziando ad impilare tantissime carte ed è pericoloso. Pankabu, Deino, Cinchu, Litleo, Swablu, Energia Psico, Scrafty, Trolli di Salvataggio, Screggy e Wishiwashi. Ok, ci stiamo iniziando a dare una calmata. E sarebbe anche ora. Adesso veramente mi salta addosso la Hyper. Adesso davvero mi salta addosso la Hyper. Non che a me dispiaccia, ecco. Certamente non mi lamenterei. Nikit, Cryogonal, Teddy Ursa, Lotad, Litleo, Energia Fuoco, Crassol, Palpitoad. Sta spaccando tutto con una piedata incredibile. Guanti da scavo, Slakoth. Ma soffermiamoci un attimo su questa magnifica artwork. Colpo singolo, reverse e Pinsir, che anche ha un artwork di tutto rispetto, devo dire. Come carta rara finale. Vediamo subito cosa ci offre ancora questa espansione. 4, 5, 6. Dove sono le mie foil? Adesso è un po' che non ne trovo una. Hitmonchan colpo singolo, Cutiefly, Eevee, Litleo, Timpole, Energia Lotta, Nuzleaf, Zuelos, al tramonto, Milo, Tentacruel Reverse e Medicham V, colpo rapido. Eccola qui l'altra foil che cercavo ogni volta che apro bocca proprio. Non lo so, la relazione che c'è tra me e queste carte, non lo so. Io ve lo giuro, non lo faccio apposta, però succede. Quando io ho bisogno di loro, loro arrivano da me. Le mie carte foil, per questo che sono il maestro di Pokémon. Ma adesso continuiamo ad aprire le bustine, perché se no l'ego sale. Voglio far salire solo il pool di foil che troverò invece. Teddy Ursa, Sableye, Lotad, Hitmonchan, Cutiefly, Energia Elettro, Laburno, Acchiappa Pokémon Giocattolo, Caverna dei Cristalli, Trolli di Salvataggio Reverse e un Bittini Holo. Ecco, le Holo continuano. Ne sto trovando già una marea, o nella seconda parte del box non ce ne sono, oppure io non lo so, sinceramente. E 4, 5, 6. Psyduck, Zorua, Hippopotas, Dwebble, Lapdisk, Energia Erba, Hippodon, Acchiappa Pokémon Giocattolo, Medaglia Luna e Sole, Hitmonchan, colpo singolo reverse e un Altaria, un bellissimo Altaria, uno dei miei Pokémon preferiti di terza gen. Elegante, un gran bel Pokémon. È comunque più drago di quanto Charizard sarà mai, cioè, nel senso, apprezzate Altaria.
Hippopotas, Scraggy, Fletching, Gossifleur, Carvagna, Energia Buio, Copiona, uno dei miei personaggi preferiti della seconda gen, quando la si andava a trovare, che poi se non sbaglio è tramite lei che si otteneva il biglietto del treno, se non ricordo male, penso di sì. Guanti di gomma, Golduck, carina come artwork, Sharpedo, questa invece è bellissima, Reverse, e Stoutland. Parlando di belle artwork, guardate qua, che sciccheria questa espansione. Nel frattempo abbiamo quasi finito la prima fila e ancora non si è vista roba troppo scottante, a parte il Glaceon, che era abbastanza scottante, ma posso scottarmi di più. Hoppip, Wobbuffet, Roggenrola, Rufflet, Dwebble, Energia Acqua, Drimble, Vigoroth, Avalag, Milo Reverse e lo Sharpedo di prima, solo questa volta l'abbiamo trovato raro al posto di Reverse. Ultime tre bustine della nostra prima fila, quindi le prime 18 stanno andando via molto rapidamente. Zorua, Marip, Teddy Ursa, Seblai, Lotad, Energia Acciaio, Rotolo del Drago Dentuto, Herdier, Golduck, Jumpluff, Colpo Rapido Reverse e Gigalith, o Gigalith. Come lo pronunciate voi? Fatemelo sapere nei commenti, con la G dura o con la G dolce? A scuola di imparare a pronunciare i Pokémon con Glarz. Wow! Deino, Hoppip, Tentacool, Zorua, Marip, Energia Psico, Laburno, Skyplume, o Skiplume, ecco appunto, Zuilos, Zwubat, Reverse e un Pinsir, lo stesso di prima, che avevamo già trovato. Ultima della prima fila. Praticamente siamo a metà. Contando che c'è pure l'altro box che vi voglio portare. Abbiamo un bel po' di carte da aprire. Quante bustine? 72 in totale tra i due video. Bene, bene, bene. Psyduck, Roggenrola, Flabébé, colpo rapido, Drowsy. Dopo Hypno, anche Drowsy ha un artwork niente male, ma quell'Hypno di prima era meraviglioso. Rufflet, Energia Fuoco, Tentacruel, Hippodon, Grinta di Liris, Smeargle Reverse e Slaking, colpo singolo, Holo. Va bene, stiamo trovando una marea di Holo. Perfetto. Seconda fila e anche ultima. Altre belle 18 bustine calde calde per noi. Andiamo subito a vedere. Intanto metto da parte tutti i codicini. Flabébé, Roggenrola, Bergmite, Nikit, Lillipup, Energia Acciaio, Nuzleaf, Zuilus, Milo, Scrafty, Reverse e Ampharos. Con un artwork molto, molto minimal, molto spesse le linee di contorno, però carino. Più sul cute, sul carino appunto. Infatti l'ho chiamato carino, non a caso. La mia mente fa tutto da sola. Mi piace fare questi spacchettamenti belli lunghi con voi, perché voi mi state ascoltare mentre io apro carte e dico a volte cose sensate e a volte me ne vado un po' alla deriva. Mi piace molto, 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 molto. Marip, Dwebble, Carvagna, Flabébé, Slakoth, questa carta migliore del set, sì, garantisco io. Energia Acqua, Lombre, Zubat, Shelgon, Milotic, colpo rapido reverse e uno Shiftry. Sta tirando proprio una palmata incredibile. Carina come artwork anche questa. Andiamo subito. E qui c'è ancora una fila in pratica. 4, 5, 6. Dove sono le mie foil, quelle belle? Che adesso è qualche bustina che non si vedono. Intanto troviamo Applin come nuova. Timpole come nuova. Per il resto abbiamo già praticamente trovato tutto. Grinta di Liris Reverse e Lilligant. Ecco chi ci mancava, Lilligant. Perché adesso ovviamente tra due box, 36 bustine e altre 36 bustine con 72, oltre a trovare le foil e tutto il resto che ci sta, è fico e tutto il resto, io voglio anche trovare la maggior parte delle carte presenti all'interno del set. Con 72 bustine totali da aprire, minimo devo provare a trovarne il più possibile. Lotad, Rufflet, Pankaboo, Pikachu, Petilil, Energia Fuoco, Copiona, Guanti di Gomma, Golduck, Frullato Energizzante Reverse. Come? Umbreon V, colpo singolo, ma che arco? Ma nell'artwork c'è un Pinsir di spalle? No, ragazzi, questa carta comunque è spettacolare. Cioè, una città tipo Borgo Antico di notte.
con tanto di luna dietro. C'è Umbreon e si vedono le ombre di Pokémon che lo stanno guardando di spalle. È meravigliosa questa carta. 200 HP, malo sguardo, lama, luce lunare. È ruvida? Assolutamente sì. E penso la carta più bella che abbia trovato fino ad adesso. Davvero un ottimo, ottimo artwork. Questa è proprio bella. Poi ovviamente fatemi sapere anche nei commenti se voi avete spacchettato anche solo una bustina di questa espansione, cosa avete trovato, se avete trovato carte buone oppure no. Fatemi sapere nei commenti, almeno si chiacchiera un po'. Wubat, Gossifleur, Emolga, ecco questa ci mancava, Lotad, Rufflet, Energia Lotta, Medaglia Neve Foglia, Screfty, Ghiacciolo della Fortuna, questa ci mancava, il gusto puffo, presumo, Oppip, Reverse e... Avete presente quando dico che sono il maestro dei Pokémon e tutte quelle cose che sembrano stupidaggini che dico solo per fare la gag? Non è una gag. Non è una gag. Qui nessuno scherza. Di sicuro non io con questa carta che ho appena trovato? No, no. Gli unici che possono scherzare quando dicono che sono il maestro di Pokémon sono gli altri, perché quando lo dico io ne sono estremamente convinto. Comunque, a parte le cavolate, Rayquaza VMAX, 320 HP, colpo rapido, come abilità Azzurro Pulsar e come mossa Dynascoppio. La cosa bella è che è una dannatissima Hyper VMAX di un leggendario, quindi io tipo più continuo a tenerla in mano e più si abbassa il valore. Direi di lasciarla qui, che tra poco la slippo subitissimo. Adesso proseguiamo. Chiedevo le foil. Sono arrivate le foil, la cosa bella è che mi è arrivato un Umbreon full art meraviglioso, ma proprio di quelli meravigliosi, e poi vabbè, le Hyper che sono carine, non sono le mie preferite, però sono quelle più... Oh mio Dio! E ho trovato non una carta qualsiasi, la cover del box, che è Rayquaza, e io l'ho trovato. Pumpkaboo, Deino, Cinchu, Litleo, Swablu, Energia Elettro, Acchiappa Pokémon Giocattolo, Medaglia Luna e Sole, Crassol, Bravery Reverse e Appletune, mamma. Non voglio vedere né Applin né le sue due evoluzioni, tranne l'ultima che forse è la più carina, ma non lo so, non riesco neanche a dirlo con troppa convinzione. È un Pokémon che ci prova, Applin, comunque. A essere un Pokémon, intendo, perché non si... Vabbè, niente critiche sterili, per favore. Andiamo ad aprire. Slakoth, Hitmonchan, Feebas, Scraggy, Drowsy, Energia Erba, Laburno, Skiplum, Zweilous, Salamence Reverse, che sta sputando fuoco, quindi artwork eccessivamente sick, perché c'è il fuoco, quindi yeah. E poi Tivul... su un divano con una marea di bacche. Anche questa carina come artwork. Non le posso neanche prendere troppo in giro perché sono effettivamente tutte super belle. Anche quelle dove vengono spammati i dragoni che sputano fuoco, che piacciono tanto ai ragazzini. Gossifleur, Slakoth, Emolga, Carvagna, Bergmite, Energia Buio, Ghiacciolo della Fortuna, Bravery, una alla volta, Hippowdon, Dialga, colpo singolo reverse e Stoutland, ancora una volta. Perché adesso, avendo aperto diverse bustine, siamo più inclini a trovare i doppioni, però ricordiamoci quello che ho detto prima. Voglio cercare di trovare la maggior parte, cioè il più possibile carte diverse, ecco. Hippopotas, Feebas, Gossifleur, Wubat, Emolga, Energia Acqua, Erdier, Golduck, Hippowdon, Acchiappa Pokémon, Reverse e Milotic, colpo rapido, che ancora non avevamo trovato, se non ricordo male. Siamo praticamente a metà anche della seconda fila, abbiamo quasi finito. Spacchettamento che è volato. Bergmite, Nikit, Lillipup, Hippopotas, Feebas, Energia Acciaio, Pyroar, Fluffy, Ribombi, questo forse non l'avevamo ancora trovato, Zorua e Sismitot, quello di prima che boh, mi inquieta leggermente. Cammina tutto così, non lo so perché, non chiedetemelo. 3, 4... No, ho tipo sbagliato il trick tantissimo, ma va bene, facciamo finta che non sia successo nulla. Hippopotas, Scraggy, Fletching, Gossifleur, Carvagna, Energia Psico, Galleria Commerciale, Palpitoad, Tentacruel, Carvagna Reverse e Eldegoss Holo.
che sta correndo in questo piccolo sentiero boschivo. Mamma mia, ma come commenti bene, Dlarz, sei incredibile. Lo so, non c'è bisogno che lo scriviate nei commenti, però se volete scriverlo, di certo, non sarò io a fermarmi. Scrivetemi complimenti nei commenti, per favore, ne ho bisogno, ok? Dicevamo, Lotad, Rufflet, Pankaboo, Pikachu, Petilil, Energia Fuoco, Boldor, Floette, Colpo Rapido, Rotolo del Drago Dentuto, Ampharos Reverse e Appletune. Ok, l'abbiamo trovato di nuovo, ma basta, ho finito le battute e le cose brutte da dire su Applin ed evoluzioni. Inoltre non voglio dirne troppe di cose su quel Pokémon, perché sennò poi lo fate anche voi nei commenti e io non posso mettere il cuore a tutti quanti, perché diventa difficile, quindi... Deino, Petilil, Cinchu, Fletchling, Lapdisk, Energia Lotta, Zubat, Ursaring. Semplice ma carina. Rotolo del Drago Dentuto, Pinsir Reverse e Glaceon VMAX. L'abbiamo trovato VMAX e anche non VMAX, ma entrambi full art. Cioè, stesse mosse, stesso tutto. A parte gli HP, che giustamente questo essendo VMAX ne ha 100 in più. Però bello, abbiamo trovato la doppia accoppiata. Anche questa è ruvidina, come la prima, quindi doppio Glaceon ruvido. Le soddisfazioni della vita. Che bello, abbiamo trovato anche la VMAX, la Hyper. Devo dire che questa espansione è grandi soddisfazioni per adesso. Sono rimaste ancora 5 bustine con quella che ho in mano, quindi chissà che magari un'ultima foil, o magari le ultime due, o le ultime 5. Flabébé, Roggenrola, Bergmite, Nikit, Lillipup, Energia Elettro, Drimble, Pyroar, Erdier, Rufflet Reverse. Vi giuro che non lo faccio apposta. Duraludon V, colpo singolo, con Ferrartigli e Vasto Impatto, 220 HP, un artwork, devo dire, molto carino, lui è zoomatissimo e sta per lanciare un attacco dalla bocca che ci devasterebbe tutti quanti se i Pokémon esistessero, quindi smettetela di chiederlo come desiderio, altrimenti veramente moriremo tutti. Ultime tre bustine, ci siamo, eh? Ci siamo. Andiamo subito a fare il trick. Cinchu, Litleo, Swablu, Flabébé, Roggenrola, Energia Erba, Pyroar, Medaglia Sole e Luna, Profumina, Bagon Reverse. Non so, ragazzi, non so. Io avevo detto speriamo di trovare l'ultima foil, che mancano 5 bustine. Poi ho detto ah, ne troviamo 5 su 5, capito, no? Una foil in ogni bustina, che meme. Invece lo stiamo facendo davvero? Cioè, Caverna dei Cristalli, una bella carta allenatore stadio. Full art, bella tutta... Sì, cioè, insomma, io dicevo una foil piccolina, cioè una holo, no. Caverna dei Cristalli. Bellissima, tra l'altro. Spettacolo. Le carte allenatore, quelle così ultra full art, tutte doratine, sono le mie preferite. E ok, sono rimaste 3 bustine. Non dico nulla. Basta, non dico nulla. Assolutamente nulla. Hitmonchan, Cutiefly, Eevee, che ancora non avevamo trovato, Litleo, Timpole, Energia Buio, Shelgon, che ancora non avevamo trovato, e anche Montagne Tempestose. Buono. Crustle e Lilligant. Ok, ecco, cioè, giustamente, ma non è che vi potevate aspettare un'altra ulteriore foil. Non può essere sempre Natale. Comunque mancano 2 bustine, quindi... Cioè, io dico così, però... Ho quasi paura di trovare un'altra foil. Hippopotas, Phoebus, Gossifleur, Bubat, Emolga, Energia Acqua, Skiplum, Boldor, Montagne Tempestose, Ursaring Reverse, Wishiwashi. Ok, è rimasta l'ultima bustina. È l'ultima. Ma tanto nell'ultima di solito... Non c'è nulla. Per chiudere lo spacchettamento con una... con un tono più pacifico, più rilassato. Non è che andrà ad uscire adesso la Hyper ancora una volta all'ultima bustina, no? Oh mio Dio! Era Statland, ok, niente, a posto. Volevo fare sta cosa da troppo tempo, ma una cosa che ho fatto è aprire questo gigantesco box da 36 bustine, che dire che sia stato soddisfacente sarebbe dire troppo poco.
E dunque, direi che quindi per questo video in collaborazione con il Frederick Store ci possiamo fermare qui. Vi ricordo che se volete anche il video del secondo box dovete lasciare tanti bei pollici in su a questo video, vi raccomando. Io vi ricordo che con il codice sconto DLARZ avrete il 5% di sconto su tutti i prodotti di carte Pokémon che acquisterete sul Frederick Store, link qui sotto in descrizione, ma il mio codice potrete usarlo una volta ciascuno al mese, una sola volta al mese. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye. 3, 2, 1, go!